Bismillahirrahmanirrahim, in nome di Allah, il clemente e il misericordioso, cari fratelli nell'Islam e care sorelle nell'Islam. Il nostro sermone oggi porta il titolo La potenza di nazione consiste nella sua unità. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dell'Universo, che dice nel nobile Corano: aggrappatevi tutti insieme alla corda di Allah e non dividetevi. E rende testimonianza che non esiste divinità oltre Allah, l'uno senza alcun associato, e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concedi la tua pace e le benedizioni a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che le seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno, seguitando in merito. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, arrivò con un messaggio che chiedeva unità e coesione tra la gente e proibiva la divisione e la discordia. Così raccolse le varie disparità arabe e rese loro una nazione che adottava il principio della fratellanza e la fede come un stretto legame dell'intimità dei loro cuori. Di questo dice Allah, l'Onnipotente, e credenti sono i fratelli. Anche Allah sottolinea questo concetto nel nobile Corano dicendo: installando la solidarietà nei loro cuori, se avessi speso tutto quello che c'è sulla terra, non avresti potuto unire i loro cuori. È Allah che ha destato la solidarietà tra loro, Allah è eccelso e saggio. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, ordina i credenti di essere simpatici, misericordiosi e clementi fra di loro, dicendo: e credenti nella loro reciproca gentilezza, compassione e simpatia sono proprio come un solo corpo. Quando uno delle arti soffre, tutto il corpo risponde ad esso, non con veglia e febbre. Tuttavia, questa compassione non si limitava ai musulmani tra loro, ma includeva tutta la gente. Di questo Allah dice: «O uomini, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina, e abbiamo fatto di voi popoli e tribù, affinché vi conosceste a vicenda. Presso Allah, il più nobile di voi è colui che più lo teme. In verità Allah è sapiente, ben informato». Il Corano sottolinea anche l'importanza della fratellanza umana, se anche nei confronti delle persone di altra fede. Di questo Allah, l'Onnipotente, nel nobile Corano dice: «E agli Ad inviammo il loro fratello Hud». Anche Allah, l'Onnipotente, dice: «E agli Thamud inviammo il loro fratello Saleh». L'Onnipotente dice anche nel Corano: «Agli abitanti di Madian inviammo il loro fratello Shu'aib». E dopo che Allah, il vero, ha menzionato le storie dei precedenti profeti, dice anche: in verità questa vostra comunità è una comunità unica e lo sono, e io sono il vostro Signore, temetemi dunque. Allah dice anche: sì, questa vostra comunità è un'unica comunità, io sono il vostro Signore, adoratemi. L'imam al-Baghawi, che Allah abbia misericordia della sua anima, disse: Allah ha inviato tutti i profeti per diffondere la religione, la familiarità e l'unità, e respingere la divisione e il dissenso. Non c'è dubbio che l'invito dell'Islam all'unità, al respingimento della divisione e dell'egoismo è uno dei fattori per preservare la forza della patria e la sicurezza della comunità. Perché se l'individuo è forte in una comunità debole, rimarrà debole. Ma se l'individuo è debole in una società forte, trae la sua forza dalla forza della società in cui vive. Quindi l'Islam esalta il valore della cittadinanza. L'Islam anche ha affermato inoltre che la patria appartiene a tutti i suoi figli, perché l'unità della nazione richiede che non vi sia distinzione tra i suoi figli sulla base della religione, del colore o del genere. Quindi non c'è preferenza per un arabo rispetto a un straniero o un bianco rispetto a un nero. Tutti si giudicano tramite le loro buone e vie azioni. Su questa base fu stipulata la Costituzione di Medina, chiamata anche Carta di Medina o Riscritto di Medina, fra il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, e gli ebrei di Medina. Il riscritto stabiliva la sicurezza della comunità, la libertà del culto e il ruolo di Medina come territorio haram,
o haram, ossia sacro, inviolabile, da cui era bandita ogni forma di violenza e l'uso delle armi. La sicurezza delle donne stabilì rapporti interterabili all'interno di Medina, un sistema di tasse per sostenere la comunità nel corso dei conflitti, parametri per regolamentare alleanze politiche con l'estero, non pure l'esterno, un sistema per assicurare la protezione dei singoli, un sistema giudiziario per risolvere le dispute e per regolamentare il pagamento del prezzo del sangue e il pagamento della famiglia o tribù per evidenziare la parte offesa, evitando l'applicazione del principio biblico e preislamico della legge del taglione. L'Islam ha anche esaltato il valore di lavorare nello spirito collettivo, facendo dell'unità delle opinioni e degli sforzi e respingere il dissenso un dovere nazionale in tutti i tempi e i luoghi. E questo è un ordine divino, come sottolinea il nobile Corano: aggrappatevi tutti insieme all'accordo di Allah e non dividetevi. E il nostro profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, dice: Allah è contento di tre cose da te, ed è arrabbiato con tre cose da te. È lieto che tu lo adori e non associ nulla a lui, e che tu afferri del tutto la corda di Allah, e che tu dia buoni consigli a colui al quale Allah dà il comando su di te. Per pettegolezzi, proprietà sberberanti e troppe domande. Questo di cui Allah si è arrabbiato. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, cioè Muhammad, costituisce un esempio per la nazione nella sua unità, coesione e sinergia con la struttura stabilita. E lui, Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: la relazione del credente con un altro credente è come i mattoni di un edificio, ognuno rafforza l'altro. E il profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, lo ha illustrato intrecciando le dita di entrambi le mani. Il nobile Corano ci ha dato degli esempi di unità che conducono alla conservazione della patria e alla sicurezza della società, tra cui quella del nostro signore Giuseppe, cioè Yusuf, che la pace di Allah sia di lui. Quando preparò un piano elaborato, tutti collaborano per far uscire tal piano e realizzarlo con un modo concreto in campo. Perciò ebbero gran successo e l'Egitto in quel tempo ebbe progresso, prosperità e sviluppo, dove l'Onnipotente dice nel Corano, sulla lingua del suo profeta Giuseppe, che la pace di Allah sia su di lui, rispose: coltiverete per 7 anni come è vostra consuetudine, tutto quello che avrete raccolto lasciatelo in spiga, eccetto il poco che consumerete. Verranno poi 7 anni di carestia in cui potete consumare tutto quello che avrete risparmiato, eccetto quello poco che avete già conservato. Dopo di ciò verrà un'annata in cui gli uomini saranno soccorsi e andranno al frantoio. L'Islam ha esortato la qualità, quella della misericordia, la compassione e la pietà, come delle qualità che conducono all'unità della fila, ed è questo dice Allah nel nobile Corano: quindi la misericordia, la pietà e la compassione sono i fattori dell'unità dei cuori, questo come ha detto il Corano. Il profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, disse anche: la religione dell'Islam è facile e chiunque renda la religione un rigore lo sopraffà. Quindi seguì una via di mezzo in adorazione, se non puoi farlo, fallo qualcosa vicino adesso e dare buone notizie e cercare aiuto di Allah al mattino e al crepuscolo in qualche parte della notte. Allah, l'Onnipotente, ordina la gente a diffondere la pace e pietà fra di loro, se anche sono di fede diversa, dicendo: userete buone parole con la gente. Gloria a lui, anche Allah, dice anche: Allah non vi proibisce di essere buoni e giusti nei confronti di coloro che non
vi hanno combattuto per la vostra religione e che vi hanno scacciato dalle vostre case, poiché Allah ama coloro che si comportano con equità. E il profeta Muhammad adottava gli ordini citati nel Corano nel comportamento con i non musulmani e accettava i loro regali, i loro inviti e visitava i loro malati, mostrando la tolleranza della religione nei confronti di loro, anche per proteggere l'unità della società e la sua coesione. E il dovere e le priorità attuali richiedono da tutti i buoni cittadini della nazione di essere sensibili della natura della presente situazione, di essere uniti in una fila per perfezionare le loro opere in tutti i campi, sia in medicina, sia in giurisprudenza, sia in agricoltura, eccetera, eccetera. Tutti devono svolgere tutti gli sforzi per amore della patria e questo è uno dei precetti della nostra religione. Di questo Allah Altissimo ha rivolto le proprie parole a tutti senza distinzione, esaltando il serio lavoro e la professionalità. Egli è colui che vi ha fatto remissiva la terra, percorretela in lungo e in largo, mangiate sulla sua provvidenza verso di lui e la risurrezione. Dice anche l'Altissimo: quando poi l'adorazione è conclusa, sbargetevi sulla terra in cerca della grazia di Allah e molto ricordate Allah affinché possiate aver successo. Dico questo e imploro il perdono di Allah per me e per voi. Ritorniamo, nostri cari fratelli. La gloria appartiene pienamente ad Allah, attesto che non esiste altro Dio che Allah. E testimonio che Muhammad è il suo servitore e il suo messaggero. Baci e benedizioni di Allah su di lui possano essere su di lui, sui suoi familiari, sui suoi compagni e su tutti coloro che seguono fedelmente il suo percorso fino al giorno del giudizio finale. E miei fratelli nell'Islam, cari sorelle nell'Islam, un buon osservatore degli eventi della storia è consapevole che le controversie e le dispute sono tra le cause della sconfitta e della debolezza. Perciò Allah ha avvertito nel Corano dicendo: «E non siate come coloro che si sono divisi o opposti gli uni all'altro dopo che ricevettero le prove». Per loro c'è castigo immenso. L'Onnipotente dice anche nel Corano: obbedite ad Allah e al suo messaggero, non siate discordi, che altrimenti vi scoraggisti e verrebbe meno la vostra risolutezza. In vero Allah è con coloro che perseveranno. Inoltre la dispersione e la differenza nella parola potrebbe danneggiare la dignità della nazione e la rendono più debole ed è sufficiente mettere in guardia contro la divisione che chiunque muoia a causa di essa muore come i pagani. A tal fine l'Islam ha combattuto ogni comportamento e aspetto che avrebbe portato alla divisione e alla differenza, quindi vediamo che l'Islam proibiva il razzismo, che è uno degli aspetti più negativi anche del credo pregiudicato del pre-islamico. E il profeta, baci e benedizione di Allah su di lui, dice: «In verità Allah ha rimosso Jahiliyyah da voi e vi vanta del lignaggio». In effetti una persona è un credente pio e un miserabile peccatore. E le persone sono tutti figli di Adamo e Adamo è stato creato dalla polvere. Il profeta Muhammad, pace e benedizione Allah su di lui, sottolinea anche che tutte le persone sono equi nei diritti e nei doveri, dicendo: «O genti, siete equi, c'è un solo Dio per tutti voi e il vostro padre fu Adamo, cioè fu un solo, non c'è preferenza tra un arabo e o straniero, bianco o nero, l'unica preferenza consiste solo nel timore di Allah. Infine, imploriamo Allah di unire le nostre file, guidarci sulla via retta, darci la forza per perfezionare le nostre opere e le parole, proteggere l'Egitto e far la sua bandiera alta tra tutti i paesi». Grazie dell'ascolto.